Eccoci qua, ragazze, devo stendere i colori Michelle. Ciao a tutte. Sarò molto veloce, velocissima. Allora, un attimino. Allora, ci sono due nuove linee sul sito www.kikinace.it di Gel Color Michelle Nails, linea My Secret. Una linea è composta dai rossi che vi faccio vedere adesso, si chiama Passion, e l'altra invece si chiama Ocean ed è composta da blu, azzurri, verde acqua, eccetera. Allora, li stendo con voi per la prima volta in questa diretta. Il costo è 5 euro l'uno, li trovate già disponibili sul sito. Finita la diretta, farò anche le foto che poi andranno sia sul sito che su Facebook e su Instagram, quindi i colori non ve li perdete mai, li trovate sempre. E a differenza delle altre dirette, questi colori verranno messi al 50%, però solamente dopo una selezione, perché alcuni li devo dare a Beatrice. Voi sapete che Beatrice essendo collaboratrice, oh no, guardate il disastro, essendo co collaboratrice alla precedenza, però ovviamente non li prenderà tutti. Quelli che non prende li trovate sul sito a metà prezzo, ovviamente a metà prezzo perché vi arriverà a casa questo aperto e provato. Provato si intende che la pennellata che vedete che io tolgo, quella è, non lo riuso su altri clienti, eccetera, quindi potete approfittarne. Altra cosa che voglio dirvi. E allora aspettate perché oggi sono un po' storta. Allora, adesso leggo anche i commenti. Ok. Che sul sito trovate anche i top color a metà prezzo, quelli prenotati dell'altra diretta. Praticamente li hanno prenotati, però poi nessuno mi ha più scritto e quindi io li ho messi disponibili sul sito. Adesso andiamo a stendere i gel color insieme. Come vedete, almeno questo è coprente alla prima passata. Sapete che io sono sincera, quindi li sto provando con voi per la prima volta. E se sono lattiginosi o se coprono in due passate, ve lo dico senza problemi. Okay. Lo 02 è un rosso Ferrari. Comunque, sul sito ci sono solo le foto fatte a computer, quindi attenzione che sono sempre diverse dalla realtà. Perciò, come dico sempre, segnatevi guardando questo video i colori che vi piacciono, così siete andate sul sicuro. Ovviamente poi faccio la foto il più reale possibile, ma comunque già da questo video già vedete. Adesso io guardo se la colorazione in diretta è veritiera e poi proseguo. Sì, direi di sì, molto molto veritiera, perfetto, quello che volevo, molto bene. Allora, i gel color Michelle Nails sono Made in USA, come vedete densità medio-bassa, autolivellanti. Io come sempre faccio le passate belle tirate per farvi vedere che comunque copre anche se schiaccio. Poi ovviamente il gel color è diverso dal semipermanente, quindi ci va un attimino di pazienza prima di tutto e manualità. Io consiglio di fare una goccetta un po' verso il giro cuticolo e poi tirarla in giù in maniera molto molto leggera con il pennello parallelo all'unghia e non perpendicolare. E vedete che la stesura è facilissima. Eccola qua. Lo 03 direi che è un mattone, un rosso mattone. Adesso leggo, ok, nessuno scrive, bene. Scrivetemi pure, se avete domande. Il costo l'ho detto all'inizio, il sito è www.kikines.it. Qua c'è un pasticcetto. Un attimino. Mi è macchiato il barattolo. Arrivo subito, ragazze. Ok. Allora, il numero 04. Allora,
Mission Nails, tra l'altro, sul loro sito madre, io poi ho anche chiesto, dice che i suoi colori non vanno mescolati perché hanno pigmenti fatti apposta che non vanno sul fondo ma rimangono nel gel color. Devo dire che questi che sto aprendo non li sto mescolando perché sono belli, belli corposi. Allora, qua passiamo un po' più scuro, direi un bel bordeaux classico. Ecco, questo qua va un attimino, scusate, va un attimino steso con pazienza, altrimenti vediamo che è un po' più chiaro, ma allora, voi sappiate che io non ho manualità con i gel, perché uso solo ed esclusivamente i flexi. Però se riesco a stenderlo io, riescono a stenderlo tutti. Questo è sicuro al 100%. Allora, forse dal video questo, i colori scuri sono sempre più difficili da far vedere. Questo forse dal video sembra un rouge noir, ma non lo è. È un bordeaux, un classico bordeaux. Quindi mi raccomando, segnatevelo, così non rimanete ingannate, diciamo così. Anche se appunto faccio questi video apposta per avere la sicurezza al 100% dei colori che si prendono. Altra cosa che ovviamente non ho detto, ma spero che sappiate, è che per gli ultimi giorni, fino a fine mese, non riesco ad aprirlo, niente da fare, fino a fine mese c'è la spedizione gratuita con 3 prodotti Michelle con un minimo d'ordine di 25 euro. Quindi prendete un gel, una base e un colore e avete la spedizione gratis. Ovviamente potete poi aggiungere anche altri prodotti di altre marche. Niente, ragazze, questo qua dobbiamo operare. E tagliare perché. Perché non sono riuscita ad aprirlo bene. Ok, questo è un bel vinaccio, devo dire, molto bello, mi piace. Adesso leggo i commenti, nessuno scrive, oggi sono da sola. Vabbè, la diretta rimane salvata sulla pagina, ovviamente, e per averli al 50% dovete andare sul sito e guardare nelle novità in questi giorni, non oggi, perché devo ancora studiare quale tenere e quale no. Un bel vinaccia, lo 05. Ok. Di cleaner per pulire le mie dita che mi sono impastricciata tutta. Penultimo, ecco cosa che non ho detto, che questi sono i primi colori della linea, poi ovviamente ci saranno altri rossi che verranno aggiunti a questa linea, però verranno aggiunti pian piano, perché non so ancora tutti i colori a memoria e quindi poi è bello avere le novità, giusto? Ecco, e allora io pian pianino li aggiungerò tutti i colori Michelle Nails. Questa linea My Secret, i top color invece che sono quelli senza dispersione, li ho già tutti, li trovate anche quelli sul sito, li ho già tutti, manca il 36 perché era terminato, l'ho appena ordinato. Niente, anche questo è troppo appiccicato, mi deve far incavolare, a me dà un fastidio tagliare, voi non avete idea. Il mio cane è partito come ieri, ogni tanto parte, boh, si annoierà, non lo so. Eccoci qua. Allora, adesso aspettate perché mi sono impiastricciata unghie, dita, forbici, di tutto mi sono impiastricciata. Ci sono, chiudiamo sto coso perché più quello che sporca c'è quello che pulisce. Ok. 06. Questo qua è un rosso particolare perché sembra come il 2,
Quindi un rosso Ferrari. Adesso ve li metto poi vicini per paragonarli. Probabilmente uno è leggermente più scuro dell'altro. 06, dopo ve li faccio vedere tutti stesi, che così vi fate un'idea anche paragonandoli, perché poi come dire, le sfumature chiare e scure si capiscono solo quando si vedono a confronto. Per adesso è lo 0, scusatemi, lo 07. Oddio, era un fuori inquadratura, spero di no. Questo è particolare. Forse è un po' più autunnale, però a parte che questi colori vanno bene tutto l'anno. Sembra un prugna con una goccia di rosso e grigio. Ecco, infatti questi colori sono difficilissimi da far vedere nei video e nelle foto. Spero che poi la foto mi venga. Ok, chiudo tutto e inizio a tirare fuori quelli stesi, così ve li faccio vedere per bene. Ecco qua, il 6 leggermente più scuro del 2, ma proprio poco, eh. Eccoci qua. Forse proviamo a spostare la luce e vediamo se cambia il tono di colore, ma ok, direi che così. Comunque farò le foto, cercherò di farle più realistiche possibile perché questi colori scuri rossi sono un po' difficili da prendere. Comunque, questa è la prima linea. Adesso la sigillo e faccio subito un'altra diretta, così vedete il numero, ecco così. Faccio subito un'altra diretta con la linea Ocean. Così le vedete tutte, quindi ci vediamo tra pochissimo. Il tempo di sigillare. Perfetto. Ciao ciao.